Johnny, che settimana è stata dopo il pareggio interno col Bitonto? Settimana importante dove bisogna andare a fare risultato là per cercare di mantenere sul secondo posto e cercare di fare bene. Abbiamo la possibilità di allungare perché il Pianura ha una partita molto difficile dove l'Ischia si gioca i playoff e quindi sulla carta dovremmo essere un po' favoriti. Poi il campo è quello che parla sempre. È da 2 mesi che parliamo di questo, che in casa riusciamo ad esprimerci al meglio e invece che fuori non riusciamo a dare quello che diamo in casa. Non so se è un fattore mentale, un fattore di approccio o perché noi come squadra siamo questi. Stiamo cercando di lavorare e cercare di superare questo momento che è un po' difficile fuori casa. Penso che abbiamo recuperato tutti, a parte gli squalificati. Corda si sta allenando, il Terracciano 90 si sta allenando e quindi penso che arriviamo là carichi. Speriamo che vada bene là. Noi certo andremo là, consapevoli del fatto che abbiamo avuto difficoltà quest'anno fuori casa. Però diciamo che questo è un esame importante dove è vietato sbagliare. Quindi cercheremo la giusta concentrazione e andremo lì per almeno tornare con il punto, che non fa mai male fuori casa, sai. Siamo alle ultime giornate di campionato, è sempre importante, anche perché ci sono le costole e quindi penso che sia giusto tornare con un risultato positivo. E infatti loro, il Pianura andrà ad Ischia, sicuramente avrà una partita difficile perché saranno agguerriti più che mai lì ad Ischia, vorranno entrare nei playoff. Quindi può essere che giocheranno a nostro favore, speriamo che i risultati ci aiutino e che le cose vadano bene anche a noi, perché comunque altrimenti non serve a niente. Sì, sicuramente il gruppo sta bene, siamo messi tutti a disposizione, abbiamo solo la defiance di De Fabbis che risente e purtroppo non è disponibile. Poi dopo sono tutti arruolabili e speriamo di mettere la migliore formazione in campo. Mister, la notizia di Cordua squalificato per 6 mesi, domani sarà disponibile per tempi burocratici, però si rischia di perderlo da qui alla fine del campionato. Ma questo è ancora prematuro a dire certe situazioni. In questo momento è un giocatore disponibile della Nocerina e noi lo utilizziamo, poi dopo quando arriva una sentenza diversa poi dopo ci regoliamo di conseguenza, però fino a questo momento è un giocatore importante, un giocatore arruolabile della Nocerina e sicuramente sarà a disposizione a Fasano. Ma la verità, la Nocerina, i ragazzi sono presentati col sorriso sulle labbra perché tutti abbiamo fatto una grossa prestazione. Poi è normale nel calcio, non sempre chi fa delle grosse prestazioni poi vince. Purtroppo domenica è andata così, almeno l'abbiamo ribaltato, perché poi una partita di quel genere che si poteva vincere 2-3-0 facile il primo tempo, siamo stati costretti a rincorrere fino alla fine. La squadra è viva, la squadra ci ha creduto e poi l'abbiamo pareggiata, per questo siamo col morale alto e sappiamo la posta in palio per domani che è importantissima, perché per noi fare un risultato positivo sicuramente ci permetterebbe di allungare un pochettino sulle altre, sulle inseguitrici. Ma devo dire la verità, io tutti questi calcoli non li voglio fare, perché fino adesso se vai dietro ai calcoli poi dopo non ce ne usciamo più. Noi dobbiamo pensare solo alla Nocerina, di fare bene, di fare risultare, poi dopo quello che fanno gli altri poi lo vediamo in secondo momento.